L'attività del Centro Nazionale Terapia Anti sulla PMA riguarda sostanzialmente un quadro di controllo sulla conservazione delle cellule e sulla utilizzazione delle cellule. Non siamo responsabili di tutto il processo, ma siamo responsabili di una parte importante. Questi controlli prevedono delle ispezioni che vengono fatte sui laboratori che effettuano le tecniche di procreazione medicalmente assistita e prevede anche la gestione degli eventi avversi e la gestione di diverse problematiche. Recentemente, nel 2016, si è stato affidato anche il registro dell'eterologa, che è attualmente operativo solo in forma cartacea, e stiamo controllando, e li farò vedere nella giornata di oggi, quelli che sono i flussi informativi di import-export di gameti e di embrioni in Italia. Il registro è pronto, deve essere concluso, stiamo aspettando che Presidenza del Consiglio finisca le pratiche di attuazione, di presentazione di un allineamento obbligatorio alla normativa europea e il recepimento di un'ultima parte legislativa. Dopodiché l'Italia sarà allineata con tutti i paesi europei e siamo pronti a cominciare. Cosa che peraltro sui controlli stiamo già facendo. Questo convegno nazionale su medicina di riproduzione e politica riteniamo che abbia la particolarità di appunto mettere a confronto quelli che sono gli aspetti tecnici e scientifici della riproduzione umana con gli aspetti normativi e legislativi che tuttavia hanno una grande importanza perché nello specifico per esempio noi siamo in attesa che queste tecniche possano essere inserite nei livelli essenziali di assistenza perché soltanto in questo modo sarà possibile erogare queste tecniche. La riproduzione assistita è un aspetto importante della medicina di oggi. Giusto ed è doveroso che la sanità pubblica dia delle risposte alle famiglie che cercano la genitorialità difficile ed è importante che questo non venga lasciato solo alla medicina privata perché dobbiamo essere in grado di assistere anche in questo ambito. L'obiettivo è riuscire ad alzare il livello dell'attenzione su quelli che sono i temi dell'eterologa. In Italia mancano quelle che sono le donatrici, soprattutto per i gameti femminili. E questo perché comunque dopo 10 anni di non aver potuto effettuare tecniche di eterologa in Italia, la sensibilità e la conoscenza del tema è assolutamente bassissima.